Salve, siamo a Casa Cuseni, la Casa Museo Cuseni di Taormina, e siamo qui per un'intervista a Ildefonso Falcones, lo scrittore catalano, che è qui per la sua prima visita in Sicilia. Lo sponsor che ha fatto sì che questo potesse realizzarsi è la libreria Mondadori di Messina. Lo scrittore ha presentato il suo ultimo testo, La Regina Scalza, ieri appunto alla libreria Mondadori di Messina, ed oggi è qui per una visita informale per parlare, di incontrare i suoi lettori e per firmare naturalmente le copie del suo ultimo libro. Lei viene dalla Spagna catalana, è nato e vive a Barcellona, dove esercita la professione legale. Il collegamento, la passione tra la sua professione e invece quello che è l'amore per la scrittura, ed in particolare perché ha scelto il romanzo storico. Non esiste, nessuna, non esiste alcun legame in realtà tra la professione dell'avvocatura e la letteratura, al di là di quello che può essere rappresentato in questo caso da me. E sono due professioni direi diametralmente opposte. L'esercizio della legge prevede una... è pragmatico e prevede molta schematicità. Di contro la letteratura è creativa ed è immaginativa proprio per la sua natura, per il suo modo di essere, quindi è davvero difficile cercare di trovare un punto in comune tra le due. E per quanto riguarda la scelta del romanzo storico, io ho scritto altri romanzi non di genere storico in passato, però il primo che mi è stato pubblicato, La Cattedrale del Mare, era un romanzo storico, quindi mi sono poi affezionato al genere. Partendo dalla Cattedrale del Mare, è ambientato nella Spagna del XV secolo, che poi è la Spagna, diciamo, dei due sovrani cattolici per eccellenza, Ferdinando e Isabella di Castiglia, ed è la Spagna dilaniata da quella che poi fu l'espulsione prima dei Moriscos e poi quella degli ebrei. E lei da questo trae anche, naturalmente, da un contesto storico che è quello di una Spagna che si affaccia a diventare un vero e proprio Stato moderno, e trae ispirazione per scrivere quel romanzo, ma affronta diverse epoche della storia spagnola, passa dalla Spagna medievale e attraversa poi, attraverso la mano di Fatima, quella proprio della intransigenza verso i Moriscos, con questi due ragazzi che si ritrovano, questo ragazzo che è nato da un atto brutale nei suoi confronti e che quindi si ritrova ad essere figlio addirittura di un prete cristiano, in un contesto in cui tutto si pensava tranne che all'integrazione, ma al contrario. Arriva fino al 1748, che è il contesto storico della Regina Scalza, in cui si ritrova di nuovo a confrontarsi con quelle che possono essere definite delle vere e proprie minoranze, perché si parla di una schiava proveniente da Cuba e di una gitana, che è una delle altre perseguitate nel periodo spagnolo borbonico, tra l'altro, anche perché non dimentichiamo che la storia della Spagna è legata strettamente alla storia della Sicilia, dove ci troviamo oggi, perché la Sicilia faceva parte del regno spagnolo. Lei ha una predilezione comunque per tutto quello che non è, che è differente, che non è assorbibile, per quelle che sono proprio le vere e proprie minoranze, e in questo pensa che oggi nel nostro contesto odierno ci siano dei riferimenti, c'è un'attualità nel suo desiderio di scrivere questo? Sì, io penso che sarebbe possibile trovare delle similitudini con queste grandi epopee nel passato, con queste forme di persecuzione o tentativi di sterminio nei confronti di alcune minoranze. E basta guardare per esempio quello che è successo un decennio, 20 anni fa, con la guerra dei Balcani, quello che è stato fatto nei confronti della comunità musulmana, è qualcosa che è davvero vicino a noi in termini cronologici. Oppure in alcuni paesi africani, diciamo maggioritariamente musulmani,
musulmani, dove i cristiani vengono perseguitati e uccisi. Io credo che la grande differenza dal punto di vista storico risieda nella nostra percezione nei confronti di queste persecuzioni, quando non tentativi di sterminio vero e proprio come quelli di cui io narro contro i gitani o contro i moriscos. In passato questi tentativi di sterminio erano considerati normali, la stessa Chiesa in alcune occasioni li patrocinava, la gente, il popolo a volte era d'accordo con queste, chiamiamole, iniziative di genocidio. Oggi può darsi, no anzi è sicuro che queste cose succedano ancora purtroppo, ma il grosso della cittadinanza è consapevole di quanto ciò sia sbagliato, percepisce la differenza, percepisce il male che risiede in queste azioni, quindi è cambiata la nostra percezione. Anche se queste cose ancora esistono, anche se ci possiamo ancora parlare di minoranze perseguitate o non rispettate, penso che è cambiato radicalmente lo sguardo della cittadinanza. Ultima domanda, anche perché la Spagna del tempo era quella che voleva l'unificazione attraverso il potere statale, quello religioso, con l'introduzione appunto all'epoca nel Medioevo, ci fu alla fine del Medioevo l'introduzione del Tribunale della Santa Inquisizione che lavorava per quello. Di questo è stata una cosa in realtà voluta e fatta da quasi tutti i paesi. Tutti i paesi a turno hanno espulso la comunità ebraica e i gitani, l'hanno fatto l'Italia, la Francia, il Regno Unito. Per quanto riguarda i gitani sono stati addirittura ridotti in schiavitù nell'Europa orientale. Per quanto riguarda i musulmani diciamo che sono stati solamente in Spagna, per quanto riguarda l'Europa, quindi la loro epopea negativa si limita al nostro paese. Ma non, fino all'epoca che arriva più o meno con la rivoluzione industriale, quando si comincia a parlare di diritti dell'uomo, erano pratiche assolutamente abituali, comuni e praticate da tutti i paesi indistintamente. Quale di questi due scrittori si sente più vicino? Ken Follett o Umberto Eco? Ken Follett. Grazie a Defonso Falcones che è stato qui con noi e ci rivediamo presto per un'altra intervista.